Stavamo spostando il camion per portarlo dall'altro lato del capannone e iniziare a verniciare, ma le marce non entravano più. Abbiamo messo la frizione. Abbiamo messo pompa frizione, cilindro frizione nuovo, Mike aveva fatto lo spurgo, ma abbiamo appena notato che perde olio dal raccordo sotto il pianale. Perché si è spento? Non lo so. Oh oh. Oh oh. Che hai fatto, Mike? L'hai spento col pensiero? Forse il freno motore ha battuto. Oh ragazzi, Mike sta spostando il mezzo adesso senza l'utilizzo delle marce, cioè, o meglio, è riuscito a metterla tramite la doppietta. Questo ragazzo è veramente in gamba. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Ritorno in veste di Galeazzi. Perché? Come avete visto, i lavori al camper proseguono e stiamo andando veramente molto spediti. Abbiamo ormai restaurato tutta la cabina, abbiamo passato il fondo, oggi inizieremo finalmente a verniciare e stiamo portando anche avanti i lavori di meccanica. Ragazzi, siamo veramente gasati, non vediamo l'ora veramente di finirlo e iniziare questo viaggio in Europa. Abbiamo avuto la fortuna, come avete visto nel video precedente, di aver avuto l'aiuto sia di Lela, la nostra amica che è arrivata da Monza, ma soprattutto dei miei genitori che sono venuti da Bari. In tanti ci avete chiesto su Instagram: ma Michele, i tuoi genitori stanno dormendo in un B&B? Perché tu e Rossella non ne approfittate? No ragazzi, i miei genitori non hanno assolutamente dormito in un B&B. Mio padre ha acquistato tempo fa una Captiva, un SUV da 7 posti, e cosa ha fatto? Ha eliminato i sedili dietro, che sono reclinabili, ha messo un materasso ed è diventata la loro casetta per quasi 3 settimane. Loro ora purtroppo sono andati via, quindi io e Rossella siamo ritornati a lavorare da soli, ma sempre con l'aiuto dei ragazzi, e quindi i lavori si sono un attimino rallentati. Mamma, papà, vi prego, tornate. Ma come hanno fatto i miei genitori ad utilizzare i loro oggetti elettronici, dato che hanno vissuto in una macchina per 3 settimane? Con la Bluetti, perché sì, ho fatto acquistare a mio padre a inizio settembre questa nuova Bluetti, le B3A, perché è la Bluetti più piccolina, più comoda, leggera e versatile per quello che è il loro utilizzo, quindi di caricare lo smartphone, il computer o l'orologio della Samsung. Secondo me andava più che bene. L'hanno utilizzata per quasi un mesetto provando la prima casa e adesso ho intenzione di parlarvi di questo oggetto, visto che il video della vecchia Bluetti è andato veramente forte. Quindi, innanzitutto vi voglio proporre il mio classico test, ma questa volta l'ho modificato. Voglio rendermi conto quanto tempo impiega la Bluetti B3A per ricaricarsi con la luce del sole, soprattutto in questo periodo invernale dove, insomma, lo potete vedere voi stessi, la luce non è delle migliori. Insieme alla Bluetti vi verrà fornito questo cavetto che si attacca con i classici connettori MC4 al pannello, con questo jack o cavo DC che si collega qui frontalmente. La Bluetti adesso è scarica, proprio scarica morta, anzi vi sconsiglio di non portare mai una batteria LiFePO 4 al 0%, perché così si andrà a danneggiarla nel tempo. Io sto registrando il video, ma accanto a me ho un asino che sta letteralmente mangiando le foglie e quindi sono un po' distratto. Pannello collegato, il display sotto la luce diretta del sole non è proprio luminoso, ci tengo a precisarlo, e in questo momento sta erogando 91 watt. Qui mi dice che per arrivare alla carica completa ci vorranno circa 2,8 ore. Test inizio.
Aggiornamento delle ore 12:30, purtroppo il sole non è dei migliori oggi, i pannelli stanno erogando solo 48 watt ed è arrivata al 29%. Aggiornamento delle ore 14:30, ho girato i pannelli perché stavano erogando 70 watt, vediamo adesso. Ora stanno erogando 112 watt perché ho posizionato i pannelli proprio in direzione del sole e la Bluetti è all'88%. Dice che tra 0,2 ore si ricaricherà al 100%. La ventola di raffreddamento è posta sul lato sinistro, è sempre attiva perché chiaramente la Bluetti internamente ha il regolatore MPPT e comunque tende a scaldare. Infatti posizionando la mano qui ora non ho un termometro, è caldina. Però non è un rumore fastidioso, anche se chiaramente per ricaricare verrà usata sempre all'aperto. Rispetto però alla C200 Max che ha due ventole e alcuni hanno mostrato, cioè hanno detto di questo problema che è molto rumoroso, infatti io ne ho parlato nell'altro video, anche se secondo il mio punto di vista rumore sì ma non fastidioso. Ora lei, la ventola sta andando alla massima potenza, ma immaginandola in un utilizzo in un ambiente comunque al silenzio, secondo me non dà assolutamente fastidio. Aggiornamento delle ore 14:50 e la Bluetti è carica, ha raggiunto il 100%. L'inverter, anzi scusatemi, il regolatore MPPT si è staccato e quindi segnala 0 watt sia in ingresso che in uscita perché non è collegato nulla. Quindi ha impiegato per ricaricarsi 3 ore e 20 minuti, dalle 11:30 ad ora che sono alle 14:50. 268 watt ora, 3 ore e 20 per ricaricarsi, però bisogna precisare una cosa. I pannelli hanno erogato circa 50 watt, dai 50 ai 70 watt per quasi un'ora e mezza, due ore. Quindi direi che se avessimo avuto pieno sole, quindi i pannelli avessero lavorato a pieno regime, sempre oltre i 100 watt perché chiaramente non arrivano a 200 watt, si sarebbe ricaricata in un tempo sicuramente minore. Ora, non è male come statistica. Chiaramente se avessimo collegato qualche apparecchio avrebbe impiegato più tempo perché l'energia che entra sarebbe allo stesso modo uscita per ricaricare telefono, computer o qualsiasi altra cosa. Però indicativamente, ecco, calcolate dalle 2 ore e mezza alle 3 ore per caricarla al 100%. Beh? Ragazzi, abbiamo cambiato location. Non so se riuscite a indovinare dove siamo, ma è un bellissimo posto che ci accompagnerà per i prossimi 4 mesi. Come fanno a indovinare dove siamo? Potremmo essere ovunque nel mondo. È vero, ma perché oggi c'è una vista spettacolare. Immersi nel verde, guardate, con l'unico indizio. Come non poter riconoscere questa vista, infatti, queste montagne? Cioè, che domanda. Comunque, amici, è arrivato il momento di dare inizio al secondo test. Nel primo test abbiamo avuto modo di vedere in quanto tempo si ricarica la nuova Power Station EB3A con il pannello da 200 watt. Ma adesso il dato più interessante, dato che lei ha all'interno una batteria da 268 watt ora a 22 volt, 12 ampere, fatemi controllare, 22 volt, 12 ampere, la domanda che io mi pongo è: quanto dura questa batteria? Come qualcuno ha notato nell'altro video, il test della Bluetti AC200 Max, uno mi ha scritto: Michele, come mai la Bluetti AC200, che ha una batteria da 180 A, è durata meno rispetto alla 100 A al litio che avevo nel camper? Questa è stata un'ottima osservazione. Io penso che dipenda dall'inverter e dai sistemi di protezione che sono integrati qui dentro. In che senso? L'inverter a quanto pare ha un consumo abbastanza elevato rispetto all'inverter che siamo abituati ad utilizzare nel camper. Per esempio il Victron che avevo io consumava solo 15 watt ed era da 1000 watt. Qui dentro c'è anche un sistema di gestione di raffreddamento, infatti lì quando la ricarichiamo col pannello si attiva la ventolina,
quando andiamo ad assorbire tanta potenza, si attiva sempre la ventolina per raffreddarla. L'inverter, sicuramente adesso vedremo, appunto, avrà, penso, un consumo maggiore rispetto all'inverter tradizionale. Quindi questa è stata un'osservazione che mi avete fatto voi e adesso io voglio rendermi conto, nonostante la sua dimensione, quanto può durare. Tecnicamente lo scenario di utilizzo di questa Power Station è all'aria aperta. Poter ricaricare telefoni, computer, drone, almeno questo dal mio punto di vista sarebbe il suo utilizzo più consono. Ora, perché siamo qua? Qui, signore e signori, è dove abbiamo preso la nostra nuova casa in affitto. Yeah! Sembro veramente Gesù con questi capelli. Quindi, dato che l'abbiamo presa da qualche giorno e non abbiamo ancora attivato la luce, ci siamo detti, utilizzeremo la nostra Blue Power Station per caricare i computer e i telefoni che si stanno già per spegnere. Infatti, se il video si interrompe perché il telefono di Rossella è morto. Ma è waterproof la Blue Yeti. Perché la sto inzuppando tutta. Faremo anche questo test. Pronto? Prima volta. Spero di non stanno sbagliare. Suonando anche le campane. Prova a dire alleluia. Eccola qui. Giusto. Ta-da! Benvenuti nella nostra casetta, nella casa di Van Golden. Sarà casa nostra per circa 5 mesi, fino a quando completeremo la trasformazione del nostro camion militare. Ora, come vi stavo dicendo prima, quello che conta anche verificare di questo genere di apparecchi è quanto consuma l'accensione dell'inverter. Questo video è un work in progress, non è un video che ho preparato, non è un video sponsorizzato da Blue Yeti, ci tengo a precisarlo. È una Power Station che si è comprato mio padre un mese fa e che ho il piacere da amante della tecnologia di testare. E appunto, parlando dell'inverter, ho già notato qualcosa, perché lei, a differenza della C200 Max, mostra indicativamente quanto tempo rimane prima che si scarichi. Premiamo una volta un tasto qualunque e andiamo ad accendere il display. In questo caso segna il 98% perché avevo il telefono morto, ho rubato un po' di carica. Qui non so se riuscite a leggere che cosa c'è scritto, dice 98% 30 ore rimanenti. Ora accendiamo la corrente DC e qui esce scritto, appunto, si è illuminata la spia DC, quindi se io vado ad attaccare il telefono lui inizierà a caricarsi. Ma parlando di inverter, quindi ritornando al discorso di prima, guardate un po', accendo l'inverter, è scattato il relè internamente, qua c'è la spia accesa, corrente alternata, è da 30 ore, qui adesso mi segna 25 ore. Chiaramente il mio consiglio è preferite utilizzare la corrente continua, perché andando ad accendere l'inverter, ecco, i consumi aumentano drasticamente. In questo test io voglio utilizzare un po' tutto, voglio veramente fare un utilizzo reale di questo apparecchio, come vi ho accennato prima, come se fossimo in un outdoor, visto che qua appunto non c'è luce, non c'è niente. Quindi incominciamo col collegare il primo apparecchio. Ora vado a spegnere la corrente alternata. Colleghiamo il primo apparecchio, in questo caso è un Samsung Galaxy Note 9 con batteria da 4000 mAh. Qui segnala che sta erogando già 5, 7, 8 watt in uscita. Adesso, dato che anche il telefono di Rossella è scarico, andiamo a caricare anche la batteria del suo telefono, che è un iPhone 12 Pro. La batteria dovrebbe essere 2600 mAh. Prego amore, attaccati. Sta segnalando in uscita 20 watt circa. L'indicatore è sceso addirittura a 11 ore. Che cosa succede se accendo la corrente alternata? In questo caso niente. Quindi c'è un consumo sicuramente perché abbiamo l'inverter acceso, ma non viene segnalato. Come ho detto, quello è
un parametro veramente indicativo, però indicativo abbastanza da far capire che l'inverter ha un bel consumo. Ecco, sarei curioso di sapere, magari posso provare a fare una ricerca online se c'è una scheda tecnica, di capire realmente quanto consuma questo inverter, perché ecco, questo è un dato assolutamente da prendere in considerazione. Infatti la nostra C200 Max, nonostante ha una batteria da 180 A a 12 V chiaramente, si scarica molto più velocemente della batteria a litio da 100 A che avevamo nel nostro vecchio Van Golden. Quindi ragazzi, sono le 18:30, che il test abbia inizio e cominciamo caricando due telefoni. Cerco di spiegarmi meglio. Sarebbe bello capire appunto quanto consuma questo inverter, proverò a fare una ricerca online, e quindi il consiglio che vi do quando valutate la scheda tecnica di Bluetti o di altri marchi, quando li mettete a confronto, non basatevi solo sulla loro capacità nominale, in questo caso i 268 watt-ora, ma cercate di capire anche quanto consumano in stand-by, quanto consumano entrambi gli apparecchi accendendo l'inverter, a inverter spento, accendendo la corrente continua e quant'altro. Fate queste verifiche in modo che potete avere un quadro completo, perché andare a prendere un prodotto concorrente che magari ha 368 watt-ora, però l'inverter integrato consuma 100 watt a discapito di questa che ne può consumare 50, insomma, capite che la cosa non è molto conveniente, a meno che voi l'inverter non lo usate proprio, ma penso che non avrebbe senso, anzi questi apparecchi si scelgono proprio perché hanno la 220 integrata, quindi valutate bene. Com'è vivere in una casa senza corrente? Com'è? Rossella, avremmo dovuto comprare le candele. Non ci abbiamo pensato. Comunque, ragazzi, sono le ore 21, il telefono di Rossella carico al 100%, il mio carico al 100%, la Bluetti è carica al... Ops. Ecco, si vede più. 83%. Segnala in uscita 0 watt, corrente DC attiva, dice sempre 30 ore rimanenti, batteria all'83%. Mi aspettavo un dato migliore, una percentuale più alta. Calcolando che abbiamo caricato un telefono da 4.000 e un altro da circa 3.000 e non abbiamo acceso la corrente alternata, beh, speravo meglio. Ma, dato che siamo qui tra le montagne e stasera farà freddo, infatti come vedete sono con il giubbotto in casa, direi che è arrivato il momento di accendere la corrente alternata. Abbiamo intenzione di riscaldare la camera dove dormiremo con il Webasto e sono curiosissimo di vedere domani mattina, quando ci sveglieremo, a che percentuale sarà arrivata la carica, a meno che non si scarica durante la notte e rimaniamo a morire di freddo. Ci siamo? Si vede qualcosa, regia? Sì, si vede tutto, direi. Abbiamo acceso anche la candela. Non so se si vede. Comunque, ho messo questo adattatore Schuco perché questo è il mio setup. Mi metto da questo lato. Questo è il mio setup del Cinebasto. È un marca Wang Wang Bao Bang. Venduto e spedito da Amazon, pagato 130 euro circa, però è un vapor da 5 kW, quindi bang bang bo wang, ha preso un vapor e l'ha rimarchiato. Vabbè, i cinesi fanno così. Chiaramente il Cinebasto funziona sia a gasolio, in questa tanica appunto faremo il pieno rifornimento, e lui a 12 volt, quindi con questo trasformatore. Ed ecco il perché dell'adattatore Schuco, lo andremo appunto ad attaccare alla Bluetti B3A e lui trasforma la corrente da 220 a 12 volt. Ora, i più attenti avranno pensato, Michele, la Bluetti B3A ha già la 12 volt integrata all'uscita. Sì, è vero, però è da 10 A. Il Cinebasto o anche quello originale, il Webasto, loro consumano mediamente, come abbiamo visto dai vecchi video, circa 15 Watt.
che è poco, ma il problema è l'accensione, perché all'interno c'è una candeletta che diventa incandescente e arriva a ciucciare la candeletta ben 20 ampere per circa un minuto. Quindi il mio consiglio, potete tentare, sicuramente vi andrà bene, però ecco, io non insisterei molto e quindi eviterei di collegare la 12 volt del cinepasto direttamente alla Bluetti. Meglio prendere la corrente 220 e trasformarla, chiaramente c'è una maggior dispersione, non ci possiamo fare niente. Bluetti, puoi mettere la 12 volt a 20 ampere? Grazie. Vabbè, adesso è tutto arrangiato. Cosa faremo? Allora, adesso vado ad aprire la finestra, ho già fatto un test prima, e metterò il webpasto praticamente a metà fuori. Purtroppo la finestra rimarrà leggermente aperta, ma vabbè, questo adesso è giusto così, un primo tentativo, la nostra prima notte in questa casa. Poi ho visto che si vendono delle tende termiche, proprio quelle che hanno il foro per far uscire, tipo i condizionatori portatili. Ecco, installerò una cosa del genere in modo da non permettere all'aria fredda di entrare dentro e vanificare tutto il gasolio che sto bruciando. Ma la nonna da giù, che sono questi rumori? Diciamo che posso abbassare la serranda. Appoggia sul cinepasto. Evitiamo di far entrare troppa aria. Allora, sono le ore 23, batteria 83%. Attacchiamo il trasformatore e accendiamo adesso la corrente alternata. Dato interessante. Solo il trasformatore sta consumando circa 8 watt. Chiaramente qui noi adesso, come vi ho già detto, non sappiamo l'inverter quanto sta consumando, vediamo solamente la corrente in uscita degli apparecchi collegati. Adesso vado ad accendere il cinepasto. Guarda. Proprio cinese. Proprio cinese, cinese. 16, 70, 92, 144, 157, 180, 190. Oh, e come vi ho detto, circa 20 ampere. Però adesso non vorrei riprendere tutto il procedimento dell'accensione, perché altrimenti questo video diventa veramente una palla. Comunque si è stabilizzato sui 185 ampere. Tra 5 minuti vediamo a quanto arriva. Sono trascorsi 5 minuti, il cinepasto ha diminuito i consumi perché è entrato a regime. Infatti ora abbiamo una potenza in uscita tra i 25 e i 29 watt, calcolando che 8/10 sono solo per lui. La batteria è scesa dall'83% al 79% e qui la durata media delle ore rimanenti oscilla tra le 6 e le 7 ore. Direi che fino a domani mattina, amore mio, dovremmo arrivare con la Bluetti. Non moriremo assiderati stanotte. Penso di no. Ma cioè, registrare questo video al buio col flash che mi si spara direttamente dagli occhi a quest'ora di sera, tra l'altro, è fastidioso. Comunque, ragazzi, lasciamo tutto in funzione, altrimenti noi qua crepiamo di freddo, anche se devo dire la Val di Susa non è proprio così fredda come mi aspettavo. Ma siamo in solo questo in ottobre, periodo. Comunque. Che significa? L'inverno deve ancora arrivare, Michele. Game of Thrones. Questo è solo l'autunno. L'inverno sta arrivando. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. Ma quindi, Rossellina, abbiamo dormito al caldo stanotte o al freddo? La Bluetti avrà resistito? Abbiamo dormito benissimo. Lei, non io. Perché? Allora, ragazzi, coincidenza, mi sono svegliato alle 5 del mattino che avevo freddo. Praticamente io sto dormendo, come avete visto ieri, su un materassino gonfiabile in attesa di portare qui le doche dal capannone. Il materassino si è sgonfiato magicamente, quindi ho dormito a terra e mi sono infreddolito. Quando mi sono svegliato stanotte così, sentivo che il cinepasto stava ancora pompando calore. Controllo sulla Bluetti ed effettivamente
era ancora carica. Adesso voi leggete qui un per cento, ma nelle immagini che vi farò scorrere, che ho registrato questa notte alle 5 del mattino, ecco, potete vedere come la Bluetti sia arrivata al 5% con i classici 25 watt in uscita e pertanto era prossima a spegnersi. Quindi possiamo già notare una cosa, l'indicatore che è qui presente del tempo che rimane prima di spegnersi, devo dire che è abbastanza preciso, infatti noi abbiamo fatto partire il test alle 23 e si è spenta alle 5 del mattino, quindi 6 ore, e qui ieri oscillava tra le 6 e le 7 ore. Ora, adesso è all'1%, perché poi fin quando si è spenta, quando ho spento il cinebasto si era di nuovo alzata la temperatura, quindi abbiamo dato la scarica finale. Il mio consiglio, anche se questo prodotto è tarato chiaramente per non danneggiare la batteria e quindi non scendere sotto una determinata soglia, è non portatela comunque allo 0%, all'1%, fatelo scaricare massimo fino al 5%. Le batterie al litio hanno generalmente, quelle di ottima qualità, una soglia di scarica fino al 5%, altre arrivano fino al 10%. Come vi ho detto, lei sarà sicuramente già tarata di suo, ma anche i telefonini di una volta erano tarati e in realtà si danneggiavano. Quindi fate attenzione e non fatela scaricare mai del tutto. Pertanto, concludendo questo test, che cosa abbiamo ricaricato? Un telefono, il mio, 4000 mAh, l'iPhone 12 Pro di Rossella, circa 3000 mAh, e abbiamo alimentato il cinebasto per 6 ore circa, scaricandola del tutto. Quindi magari vi starete chiedendo, la batteria è piccola. Ok, infatti bisogna capire a che persone, a quale tipo di uso è rivolta questa batteria. L'azienda ha più prodotti, questa è quella più piccola, le B3A, infatti è veramente maneggevole. Poi c'è le B55, le B70, quindi se uno ha bisogno di più potenza può rivolgersi verso altri prodotti superiori. Questa costa, se non ricordo male, circa 300 euro. Per quello che ha, secondo me, è buono. Nel senso, indicativamente mi viene a pensare che possiamo ricaricare 2 volte il computer, 3 volte il telefono e niente di più. Quindi il mio consiglio è un power bank più grande, perché ha un inverter da 600 watt, cosa comoda, però va utilizzata avendo comunque un pannello collegato per non scaricarla del tutto. Quindi se andate in campeggio, l'accendete, attaccate il pannellino, nel frattempo attaccate tutte le varie utenze, telefonini e droni, in modo che la ricarica che prendete dal pannello vi carica i dispositivi e la mantiene carica. Per non scaricarla veramente del tutto molto velocemente. Poi io generalmente mi concentro sul test della batteria, perché comunque la scheda tecnica la trovate online. Ma riassumendo, abbiamo, come tutte le altre, un pad wireless di ricarica qui da ben 15 watt, una presa accendisigari da 10 ampere come vi ho specificato, 2 uscite DC da 10 ampere, infatti è scritto anche qua, 2 USB-A 5 volt 3 ampere molto veloci e una USB-C da 100 watt. Con questa potete ricaricare appunto tutti quei dispositivi tipo il MacBook Pro, MacBook Air, che generalmente utilizzano i caricatori da 65 watt, quindi ricarica rapida assicurata. Poi qui abbiamo la torcia numero 1, potenza numero 2, mamma aiutami, sono in pericolo. Poi che altro? Qua andremo a collegare il pannello solare, abbiamo la presa input, il cavo è in dotazione, è 12-28 volt, 8.5 ampere, ricarica dalla corrente di casa, sempre cavo in dotazione ovviamente, questa è la protezione del circuito e poi qui, come vi ho fatto vedere, c'è la presa asciugo da ben 600 watt, che è un'ottima potenza, calcolando che quelle superiori partono da 700 watt. Quindi non ci attaccate la motosega o il trapano, ma potete farci di tutto. Io stamattina mi volevo fare il cappuccino, ma la batteria era scarica. Comunque, ecco, per dire, anche il cappuccino in campeggio ve lo potete fare, dato che è da 500 watt. E con questo direi di concludere il video. Spero che questo prodotto vi sia piaciuto, non è una collaborazione, è una recensione di mia spontanea volontà, mi piace il mondo dell'elettronica, mi piace parlarne e recensire a mio modo questo genere di prodotti. Ciao a tutti da Galeazzi! Ciao a tutti da Michele di Van Golden!